Vado. Allora, prima di tutto vi chiedo di tirare fuori i vostri cellulari. Ce l'avete il cellulare? Se avete il cellulare o lo smartphone, questo è il momento di utilizzarlo. Potete utilizzare in due modi. Uno, riprendendo quello che farò, la performance, e poi io dopo sono qua a vostra disposizione, mi passate il girato che servirà per documentare la performance e così diventa una piccola documentazione collettiva di quello che è successo. Per cui se avete voglia di riprendere quello che succederà, dopo me lo passate appunto e io lo monto insieme e lo metto online. L'altro modo invece è di fare una telefonata. E dovete fare una telefonata, una telefonata che è fondamentale per la riuscita di questa performance. Perché? Allora, un momento. Barbara, che puoi venire un attimo. Allora, attenzione, lo so, da oggi che avete visto questa cosa, no? Avrete letto sicuramente quello che c'è scritto qua, no? Quello che c'è scritto qua è un codice. Praticamente se decodificate il messaggio che c'è scritto qua, trovate il numero di telefono necessario per fare una telefonata. Se fate quel numero a questo, se fate la telefonata a quel numero, suonerà un cellulare che è dentro questa scatola, che è collegato a queste micce esplosive che faranno scoppiare questi colori. E chi riuscirà a indovinare il numero e a fare la telefonata diventa coautore dell'opera. Ok? Quindi la prima cosa è vedere se riuscite a decodificare il numero, esatto. Allora, ad ogni X corrisponde un numero. Io adesso vi leggo il testo dicendo X. Voi dovete sapere che ogni volta che dico X vuol dire un numero. Se al primo tentativo nessuno di voi ha trovato il numero, vi dico i numeri. Vi leggo il testo con i numeri, ok? Non telefonate subito però, eh? Ok? Non telefonate subito perché io porterò l'opera nella zona più lontana, perché quando scoppiano, a parte che fanno veramente un gran rumore, cioè sarà un botto molto forte se funziona. Perché non so se funziona. Se funziona fa un botto molto forte e ci saranno degli schizzi di colore non indifferenti, quindi porteremo l'opera un po' più in là in modo che sia innocua, ok? Allora, comincio a leggere. X sono le grazie. X i colori primari del pittore. X le muse delle scienze e delle arti. Questo è un quiz di cultura, eh? X il numero atomico dell'idrogeno. È più difficile. X assomiglia all'infinito. X sono i sensi. X il simbolo della mano. X le facce del cubo. Questo è facile, ragazzi. X il cosmico equilibrio. X invece è il niente. Avete capito quali sono i numeri? Io sì, però qualcuno? Non c'è il cellulare. Non c'è il cellulare? Ti do il mio. Sì, volevo fare la ripresa ma non mi funziona. Io non c'ho il cellulare. Chi è che... Allora, qualcuno ci ha provato? No, nessuno. Ah, ce l'avete? Avete provato? Qualcuno ha trovato il numero, i numeri? Qualcuno ha perso il filo. Qualcuno ha perso il filo? Ve lo ridico? Con le X, eh?
un secondo arriva l'X, allora ripasso, X sono le grazie, X i colori primari del pittore, no, i colori primari, quanti sono colori primari, c'è cioè gli artisti, no. X le muse delle scienze e delle arti, quante sono le muse delle arti e delle scienze dell'antica Grecia? 9, oh, meno male. Questo è più difficile. X il numero atomico dell'idrogeno. 2. No. No. Il numero atomico dell'idrogeno nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Chi ha detto? 1. È l'1. 1 è il numero atomico dell'idrogeno. X assomiglia all'infinito. 8. Questo faro, X sono i sensi, 5. X il simbolo della mano, 5. Nel dubbio, eh? 5. Qual è il simbolo della mano? 5. Le facce del cubo, 6. Chi ha detto 4? Lo faccio, poi bocciato. Le facce del cubo sono 6. Il cosmico equilibrio, il cosmico equilibrio, il numero che rappresenta l'equilibrio cosmico. 59. È suggerito. Oh, ragazzi, avete detto tutti, ma 43. Porto e parla. Ma rendete? No. Allora vi do un'idea. Allora, l'equilibrio cosmico è uguale all'infinito. 8. È 8. Non l'avevo detto io. Non t'ho sentito. Io che è rimasto l'8. Ah, non t'avevo sentito. L'ultimo, X invece, è il niente. Quindi ce l'avete adesso il numero. Attenzione. C'è la linea. Pronti? Grazie. Grazie Barbara. No, ho detto non telefonate ora, No, perché mica sono scemo, ho messo un interruttore di sicurezza. Quindi è inutile che telefonate, perché fino a che non chiudo il circuito non succede nulla. E mica. Oh. Come mi è già successo un'altra volta? Allora ho detto, stavolta non mi fregano più. Dobbiamo allontanarvi, No, deve stare verticale. No, verticale. Verticale, ragazzi, o c'è qualcuno che lo tiene? Chi è il coraggioso che lo tiene? Attenti, via! È occupato! Chi è che è riuscito? A chi è che ancora gli sta squillando il telefono? A chi è che gli sta squillando il telefono? Licia, brava! Brava Licia! Un applauso! Allora interrompete un attimo. Thank you.
adesso chiamate, si accende una lampadina dentro e si crea una protoanimazione di quelle antiche con i due disegni. Se volete provare. C'è disegnata una lampadina spenta e la luce dietro, quando si gira si crea la lampadina, si accende e poi si crea la lampadina. È una tecnologia, la tecnologia dinamitarda, molto artificiere, sì, molto di arte. Artificiere, un'arte, c'è una psicologia dello scoppio.